Ciao a tutti, benvenuti al mio canale e oggi esploriamo l'opera Kunqu, una delle forme teatrali più antiche della Cina. Quest'arte preziosa è stata riconosciuta dall'UNESCO come un capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità. Conosciamo innanzitutto due attrici giovani, Yu Hantian e Huang Jianjiang, provenienti dalla scuola dell'opera Kunqu di Suzhou. Per far conoscere a più persone l'opera Kunqu, le due ragazze hanno formato un duo per presentare e promuovere il Kunqu attraverso le trasmissioni in diretta sui social media. Le loro interpretazioni brillanti e delicate hanno attirato l'attenzione degli internauti e il numero di spettatori è passato da soli 10 iniziali a oltre 100.000. Il loro account sui social media ha accumulato un seguito di fan. E ci sono anche spettatori che aspettano le loro trasmissioni, spingendole ad apprendere nuovi brani. Il rapporto di Douyin del 2024 sul patrimonio culturale immateriale mostra che nel 2023 i video relativi a questo settore sono cresciuti del 36% con oltre 50.000 live al giorno. Gli appassionati di internet, nati dopo gli anni 95 e 2000, sono diventati protagonisti nella diffusione del patrimonio culturale, incluso il Kunqu, rendendo la cultura immateriale ancora più vivace. Anche se i dati possono sembrare astratti, quando vediamo le tradizioni culturali in azione, riusciamo ad apprezzare la bellezza delle nostre radici e la speranza per il futuro.